buonasera a tutti. Lo scopo di questa chiacchierata vorrebbe essere quello di presentare alcune delle attività che si svolgono nell'istituto legate alla ricerca problematiche dell'esposizione lavorativa, vari agenti possono essere fisici, in particolar modo mi occupo nel laboratorio agenti fisici per problematiche legate all'esposizione alle radiazioni ottiche in generale. Le radiazioni ottiche sono quella parte dello spettro elettromagnetico che si pone a metà strada tra i campi elettromagnetici e le radiazioni ionizzanti. Sono una parte dello spettro un po' particolare, è particolare perché si accavalla alle caratteristiche dello spettro elettromagnetico nel suo insieme, ovvero le capacità altamente energetiche della parte dello spettro elettromagnetico utilizzante, e ha per altri aspetti, alcune ancora conserva un pochettino le caratteristiche delle microonde, dei campi elettromagnetici, e quindi quelle caratteristiche dello spettro elettromagnetico non molto energetico. Tanto per ricordare molto rapidamente alcune cose che si possono sentire, avere un'idea del... lo so che devo parlare più forte. L'energia e la lunghezza d'onda, l'energia e la frequenza dell'onda elettromagnetica vanno nella stessa direzione. All'aumentare della frequenza dell'onda elettromagnetica aumenta l'energia, all'aumentare della frequenza cambia e inversamente diminuisce anche la lunghezza d'onda. Qui possiamo vedere una parte dello spettro, tanto qui sono riportate alcune delle sorgenti caratteristiche. C'è il sole, ci sono delle lampade, ci sono delle lampade particolari che hanno uno spettro continuo. Ecco, spettri di questo tipo qua sono caratteristici per ognuna delle sorgenti che ci circondano. Allora, se in ambito lavorativo le persone sono esposte a delle sorgenti di radiazione ottica, quindi a delle sorgenti la cui intensità può essere significativa, c'è da chiedersi se e come eventualmente ci sta la possibilità che questa energia, che questa radiazione possa essere e rappresentare un danno per le persone esposte. In particolar modo, per quanto riguarda questa parte dello spettro elettromagnetico, gli organi bersaglio sono essenzialmente la pelle e l'occhio. Quindi sono diversamente da quello che accade, non so, per le microonde, dove noi prendiamo una tazza d'acqua, la mettiamo dentro la patata, dentro il microonde, accendiamo e la patata si cuoce da dentro. Radiazioni non ionizzanti che riescono a penetrare la materia e a scaldarla da dentro, quindi all'interno, e poi piano piano per conduzione si diffonde il calore. Questa parte invece dello spettro elettromagnetico, anche se è più energetica, in realtà deposita tutta la sua energia sullo strato superficiale, quindi sulla pelle o sull'occhio. Quindi capite che quali sono le problematiche. Le problematiche sono, ad esempio, per l'occhio. L'occhio, se viene investito, l'occhio è la nostra antenna, è quello che ci permette di vedere, ciò che permette all'uomo, e ne abbiamo due soli, e non sono neanche facilmente aggiustabili, diversamente dall'antenna della televisione che recepisce le onde elettromagnetiche in modo analogo, e abbiamo la parte visibile che raggiunge la retina, giustamente noi vediamo, quindi è la parte dello spettro elettromagnetico che viene poi convertita in un'informazione che il nostro cervello riesce ad interpretare, ma altra parte molto vicina alla parte visibile dello spettro non arriva sulla retina. L'ultravioletto, ad esempio, si ferma tutto quanto sulla cornea e sul cristallino. Stessa cosa fa anche l'infrarosso. L'infrarosso e l'ultravioletto sono quella parte dello spettro che non vediamo, quindi noi non percepiamo che abbiamo una sorgente a cui siamo esposti nell'infrarosso o nell'ultravioletto, ma arriva lo stesso. Quali sono i possibili danni? Vedete, qui abbiamo, ad esempio, parlando della parte verso l'infrarosso, la parte verso l'infrarosso penetra
sotto la cute, riesce a scaldare anche gli strati un po' più interni. Perché? Perché assomiglia un pochettino, ancora si ricorda che viene dalla parte delle microonde, quindi quello che dicevo prima come caratteristica sembra è la stessa per cui si scalda da dentro la patata o l'acqua all'interno di un cibo nel microonde. Quindi l'effetto della radiazione che si avvicina dall'infrarosso verso le microonde è ancora un effetto termico. Ma che cosa succede quando andiamo dall'altra parte dello spettro, dove la parte dal visibile verso l'ultravioletto, l'energia di questa radiazione è sufficiente per cominciare a creare dei danni? La luce comincia a essere un pochettino come un proiettile in grado di colpire ad esempio il DNA di una cellula e lasciare un danno, lasciare traccia di questa interazione. Se la cellula ripara, ci sono dei meccanismi, se riesce a riparare questo danno, allora diciamo che va bene, la cellula sopravvive e non abbiamo più nessun tipo di problema. Possiamo avere però il caso in cui la cellula lo ripara male il danno, e allora questa forse è la situazione peggiore, perché nel momento in cui la cellula ripara male un danno al DNA, la cellula nuova, figlia, che ne viene fuori, si porta appresso il ricordo di questo danno, con tutte le conseguenze che potete ben immaginare. Quindi per la pelle, ad esempio, quali sono gli effetti? Abbiamo due tipi di effetti, abbiamo gli effetti immediati, gli effetti per cui se io sto al sole 10 minuti, un quarto d'ora, comincio a sentire la pelle che sconta, la pelle in sensazione di caldo, quindi vuol dire che la dose, la quantità di energia che dal sole sta arrivando sulla mia pelle è già sufficiente a farmi percepire l'esposizione. Sappiamo bene per esperienza che se invece di 10 minuti ci stiamo un'ora, due ore o anche di più, il danno aumenta sempre di più, al punto di avere anche la possibilità di ustionarci sul sole, e non è probabilmente un'esperienza che non abbiamo fatto. Qual è l'altro aspetto che è molto interessante? Che in realtà per la parte ultravioletta dello spettro non è necessario pensare solamente al danno. I limiti, quando si parla di lavoratori, si cerca di proteggere i lavoratori dal limite, dall'esposizione acuta, dall'esposizione che possa dar luogo a un danno immediato. Questo è quanto ed è molto importante. Ma la cosa interessante, la cosa che è molto importante tenere in considerazione, che è un po' quello che accade quando si parla di raggi X, di radiazioni ionizzanti, è che anche per piccole dosi, quando si parla di radiazione che ha energia sufficiente per creare dei danni nel tempo, anche la somma delle piccole dosi può dar luogo a effetti nel tempo. Quindi una delle attenzioni particolari che dobbiamo avere con l'ultravioletto è il danno nel tempo. Per cui, lo dico semplicemente, una delle cose, non è detto che, chiaro che l'esposizione nel tempo è il danno peggiore che possa accadere, ad esempio il melanoma della pelle, che è certamente uno dei tumori più brutti che possiamo considerare, ma anche nell'ipotesi migliore, l'esposizione prolungata all'ultravioletto dà luogo all'invecchiamento della pelle, cioè tutti quelli che per un motivo o per l'altro utilizzano lampade e quant'altro dal punto di vista estetico, perché in quel momento abbelliscono, che una bella pelle abbronzata certamente è un pochettino una scelta che si paga nel tempo, nel senso che la natura non regala niente, tutto quello che otteniamo prima lo tiriamo fuori dopo, quindi l'attenzione alla pelle va anche vista in funzione del tempo. Ma la cosa molto importante è soprattutto nei riguardi dei bambini. Perché? Perché questo danno, un po' come se pensiamo alla copia, quando da ragazzi facevamo la copia delle musicassette audio, se uno fa la copia dall'originale, la prima copia è buona, ma la copia della copia della copia della copia diventa impossibile ascoltarlo. Allora, se noi danneggiamo la prima copia originale, già la prima copia successiva è abbastanza impossibile da ascoltare, cioè già la prima copia ha il danno evidente. Allora, danneggiare ed esporre da piccoli al rischio di ustione solare, ad esempio, i bambini, è qualcosa che dovrebbe farci riflettere. Perché? Perché è come danneggiare le copie, le prime copie delle musicassette, cioè tanto più il danno avviene prima
nel tempo, tanto più è probabile che sviluppi nel modo sbagliato.